Siamo in compagnia di coach Lapo Salvetti, oggi di fronte a una Piombino senza anima. Il Pino si è dimostrato non solo battagliero, ma è riuscito in qualche modo a forse risollevare le sorti di questa stagione che era nata un po' sotto cattivi auspici. Ah, risollevare la stagione non lo so, sicuramente non ci aspettavamo di perdere 10 partite in fila e quindi avevamo bisogno prima o poi di centrare una vittoria anche per tirare sul morale della squadra, perché veramente abbiamo perso anche partite in maniera molto rocambolesca, quindi oggi ci voleva una vittoria. Devo dire, abbiamo vinto molto nettamente e devo dire anche che i ragazzi sono stati bravi, ma non tutta la partita, perché poi abbiamo fatto un po' di pasticci nel secondo tempo, ci siamo fatti prendere un po' dalla paura, però va bene così ora. La continuità che oggi il Pino ha dimostrato, dovrà dimostrarla anche nel proseguo del campionato. Ci sono stati nuovi innesti, si sono visti, il mix tra giovani e giocatori di esperienza sta forse iniziando a dare i suoi frutti. Questo è un campionato difficile, come vede il proseguo del campionato? Ma io ho detto ai ragazzi che la prossima partita non possiamo vincerla tra 3 mesi, ma bisogna provare a vincerla tra 3 giorni. E sappiamo che il campionato è molto equilibrato e che per noi è difficilissimo ovunque, però ripeto, avevamo bisogno di una piccola iniezione di fiducia per poter continuare ad allenarsi e giocare con questo campionato, e quella di stasera lo è stata.